Lazio, mi ricordo un poco il giorno che sono andato all'audizione al CSM, che arrivai in ritardo, digiuno, e mi sono sottoposto a 4 ore di audizione. Adesso infatti ho preso un tè sperando almeno che questa volta dovrebbe durare di meno. Io ho accettato con piacere questo invito per fare sostanzialmente una riflessione sull'esperienza di magistrato che si occupa delle truffe, dei reati di corruzione ed altro che ruotano intorno alla gestione della spesa pubblica e quindi di finanziamento pubblico. Ovviamente pur non potendo parlare delle indagini che ho svolto, delle indagini che ho fatto nel corso degli anni, anche e soprattutto delle indagini che sono state illegalmente sottratte, non posso che rilevare un dato inquietante. Cioè, lo strumento che doveva servire, che necessariamente ha come obiettivo quello di consentire lo sviluppo economico di regioni che ne hanno maggiormente bisogno. Io ho lavorato e lavoro in Calabria, quindi una regione a un partito 1, come voi sapete, dove arrivano moltissimi finanziamenti europei, e per quanto riguarda il periodo 2007-2013 è previsto è stata stanziata una somma di circa 9 miliardi di euro. Uno sviluppo economico che sostanzialmente non c'è stato. Sostanzialmente non c'è stato, in gran parte e in taluni casi, come è stato riscontrato da indagini molto accurate della Corte dei Conti, non solo da parte della Procura regionale della Corte dei Conti competenti per territorio, ma dando ancora maggiore rilevanza al dato investigativo, anche da parte delle sezioni giurisdizionali delle Corti dei Conti, che sono gli organi appunto che poi emettono le decisioni finali e esercitano anche il controllo. Ma anche attraverso le indagini della magistratura ordinaria si è potuto verificare che in alcuni casi, quindi come ho detto prima, Corte dei Conti, quindi danno erariale e somme non spese per ragioni di negligenza grave e quindi di colpa. In tanti altri casi, non solo indagini fatte parlo esclusivamente per la Calabria, della Procura di Catanzaro, ma anche altre procure della Repubblica Calabrese, hanno potuto riscontrare le indagini che si realizzavano vere e proprie truffe ai danni appunto dell'Unione Europea e tante altre volte ipotesi di corruzione. Ciò che fa apparire sistemico la gestione dei finanziamenti pubblici, che non si tratta di episodi, questo è il dato a mio avviso più importante, occasionali, saltuari e quindi truffe di singole persone, ma c'è sempre qualcosa che governa a monte la gestione complessiva della spesa pubblica. Questo dato come lo si può ricavare? Lo si ricava innanzitutto se si vede i filoni nei quali vengono spese, vengono realizzati i progetti per i quali sono destinate le somme dell'Unione Europea. Infatti noi non abbiamo solo dei settori particolari, ma si tratta di tutti i rami in cui si dovrebbe verificare appunto lo sviluppo previsto: l'ambiente, l'informatica, la sanità, le opere pubbliche. E come avviene, e questo è quello che più ha colpito in una serie di indagini, come avviene, come si realizza la possibilità di captare in modo illegale queste somme di denaro? Attraverso la costituzione di un reticolo di società costituenti le vere e proprie scatole cinesi, più delle volte miste pubblico-private, questo del sistema mistico, delle società miste pubblico-privato è un passaggio importante, una riflessione secondo me a livello istituzionale da fare. Io la feci anche innanzi alla commissione bicamerale nel Parlamento italiano sul ciclo dei rifiuti, quando si affrontò la problematica proprio appunto delle società che si trovavano dietro al ciclo dei rifiuti, alla depurazione delle acque. È qui che si realizza e si comprende come il sistema di gestione a monte della spesa pubblica viene governata spesso da gruppi di persone che in alcuni casi hanno formato dei veri e propri sodalizi criminali, composti appunto da professionisti, imprenditori, uomini del mondo dell'economia, della politica, e realizzare poi un po' più a valle un vero e proprio controllo anche di altri settori importanti della vita pubblica, perché quando abbiamo esaminato nel corso di una serie di investigazioni come venivano realizzate le compagini sociali, come venivano inseriti i soci nelle società,
come si componevano i consigli di amministrazione, come si componevano i collegi dei sindaci, come si componevano i revisori dei conti, si poteva capire che i gruppi di professionisti erano un po' sempre gli stessi, spesso si trovavano persone legate anche in modo stretto, cioè con rapporti di coniugio, di affinità con magistrati, con appartenenti alle forze dell'ordine, con uomini delle istituzioni. Quindi è chiaro che in questo modo l'aspetto più inquietante è che si viene a creare anche una commistione deleteria tra controllore e controllato, perché il problema centrale è vedere come si può porre rimedio a tutto questo. Noi abbiamo verificato in diversi casi che le persone che dovevano controllare, perché si trovavano appunto in ruoli e in gangli vitali della regione o di altre strutture istituzionali, a loro volta partecipavano direttamente o indirettamente nelle società che dovevano essere controllate. Quindi è chiaro che per poter garantire una corretta erogazione delle somme stanziate e soprattutto far sì che queste realizzino dei progetti che poi portano allo sviluppo economico, dovrebbe funzionare innanzitutto il sistema dei controlli. Controlli non solo comunitari attraverso le strutture previste del controllo, io ho collaborato tantissimo anche in modo proficuo fin quando non mi hanno poi sottratto le indagini con l'OLAF, l'ufficio antifrode, forse uno dei motivi è anche questo, perché c'era una collaborazione troppo attiva con l'ufficio antifrode che andava molto bene e che realizzava una cooperazione molto significativa. Dovrebbero funzionare bene i controlli soprattutto delle regioni, ma ciò spesso è impossibile o molto difficile, perché in tutti i procedimenti penali che abbiamo trattato le persone responsabili di alcuni reati in questa materia erano proprio persone preposte agli organi di controllo all'interno delle regioni. Quindi il problema diventa rilevante, soprattutto se si considera che lo sviluppo economico, come ho detto prima, non c'è e addirittura c'è una ricaduta poi successiva di costi sulla stessa collettività, se si pensi che poi l'Italia viene condannata in sede europea a risarcire i danni sostanzialmente. Cioè, quindi alla fine, poi quello che è ancora più inquietante e che non crea lo sviluppo, poi non parlo più perché mi farebbe piacere invece sottopormi magari a una sorta di, non so, di domande, di audizioni. Cioè quello che ancora preoccupa di più poi è vedere il passaggio successivo. Ho detto a monte, a valle, come vengono inserite le persone nella società, e ancora più sotto come avviene poi, che un altro passaggio centrale, l'assunzione delle persone all'interno delle società che si aggiudicano progetti finanziati, nei corsi di formazione. Cioè, è qui che poi c'è un altro passaggio delicatissimo, perché spesso accade che vi è una vera e propria sistema anche di indicazione delle persone da assumere. Cioè spesso coloro i quali a monte governano e stabiliscono le condizioni per ottenere il finanziamento sono le stesse persone che poi indicano alle varie società di riassumere Tizio, Caio e Sempronio, con un'ulteriore ricaduta, e qui mi fermo, sul voto. Perché quando poi il momento della democrazia, del voto, accade, quindi in alcuni procedimenti abbiamo contestato anche il reato di voto di scambio, accade che viene chiesto il voto perché si è stati determinanti non solo nel richiedere nel far ottenere il finanziamento, ma anche nel consentire, cioè nel imporre, tra virgolette, ma in alcune case anche senza le virgolette, imporre le persone da assumere. Un'ultima considerazione la farei sulle società miste pubblico-private. In taluni casi abbiamo verificato che nella parte pubblica si verifica una vera e propria, come dire, lottizzazione degli incarichi, cioè persone che spesso fanno parte un po' di tutti gli schieramenti delle forze politiche. In alcune società abbiamo trovato persone, per esempio, indicate dai rappresentanti di tutto l'arco politico, ad eccezione forse dell'estrema sinistra e dell'estrema destra. Ma ciò che preoccupa di più non è tanto questo, perché potrebbe facilmente farsi un'obiezione da tante illustri persone che vedo presenti, di dire quello è un po' il modo anche di rappresentare da un punto di vista culturale un pochino tutte le forze politiche presenti, e c'è un discorso vecchio che si è fatto, che è molto opinabile, però si può fare. Ma ciò che preoccupa spesso è anche la parte privata, perché in alcuni casi abbiamo potuto notare che nelle compagini private si trovano per esempio imprenditori che sono direttamente collegati agli stessi politici che si trovano nella parte pubblica, si trovano settori rilevanti di organizzazioni vicine al mondo, per esempio anche della Chiesa,
si trovano poi società in cui troviamo insieme il personaggio politico di sinistra e il personaggio politico di destra, e alla fine, si chiude il cerchio, si trovano società riconducibili anche all'andrangheta, alla criminalità organizzata. Quindi se questo è il quadro, si può comprendere che all'interno di alcune società che percepiscono ingenti finanziamenti europei, troviamo una gran parte del mondo politico, una parte rilevantissima di professionisti, che come si può pensare un territorio come la Calabria non è che siano tantissimi, il mondo della società ampiamente rappresentato, la criminalità organizzata, il controllo del mercato del lavoro e il controllo del voto. Se questo è il quadro, è chiaro che bisogna fare una riflessione al di là delle indagini e pensare quale possa essere soprattutto l'ausilio che da parte delle strutture comunitarie può venire. Sicuramente io per la mia esperienza posso dire che l'ufficio antifrode, quando c'è stata la necessità, ha sempre collaborato in modo significativo con l'autorità giudiziaria italiana, sia nell'aspetto della cooperazione degli atti da fare presso la comunità europea, ma anche un ausilio attraverso Eurojust per il buon fine di una serie di rogatori.